Museo Web è una piattaforma online di rilevante importanza qui a Varese e non soltanto qui nel territorio, ma anche per tutta l'Italia. Ci può spiegare bene come funziona questa piattaforma online, Museo Web? Beh, come giustamente dicevi, il Museo Web è una caratteristica peculiare di Camera di Commercio, è il primo museo online tutto dedicato a un sistema economico locale nel nostro paese. Se proviamo a navigare, la navigazione è stata fatta in modo che sia la più semplice possibile, in particolare entriamo nello spazio Visita alla Gallery. Qui sono raccontate le storie di una novantina di imprese, attenzione, non soltanto dell'industria, ma più in generale di tutti i vari settori economici. Dunque ci sono le grandi aziende varesine, penso a Whirlpool, a Busta, soltanto per citare Novartis, soltanto per citare due marchi, ma anche i negozi, per esempio, perché l'obiettivo di Camera di Commercio è di promuovere la cultura imprenditoriale a 360 gradi. Come sapete, l'imprenditorialità diffusa è forse l'elemento che caratterizza questo territorio, il territorio della provincia di Varese. Basti pensare che ci sono, tanto per darvi qualche dato, 54 imprese per chilometro quadrato, in Italia sono 17, in Lombardia 34, ci sono 63.000 imprese che producono un fatturato, pensate, di 23 miliardi di euro. Questo vuol dire che la sola provincia di Varese vale economicamente più di molti paesi europei. Caspita, e da quanti anni è attivo questo servizio online? Ma, il Museo Web è un progetto che ormai ha qualche anno, 4-5 anni, che è stato implementato di volta in volta grazie al supporto di alcuni specialisti, degli storici dell'economia in particolare. Sono degli esperti che sanno abbinare l'analisi e l'approfondimento storico con la divulgazione. Infatti, il Museo Web è destinato in particolare alle giovani generazioni, è destinato soprattutto a voi ragazzi e ragazze che navigate su internet e avete la volontà, la curiosità di conoscere la storia economica di questo territorio, magari utilizzando anche non soltanto lo strumento testuale, bensì anche multimediale a 360 gradi. Le storie di impresa sono raccontate, per esempio, anche grazie ai video. Questa è un'altra delle peculiarità che fa del Museo Web un'eccellenza della Camera di Commercio Varesina. Anche perché oggigiorno la tecnologia è un passo in avanti, quindi ovviamente questa piattaforma è utilissima Diverse aziende sono per presenti il perché innanzitutto dobbiamo dire che sono aziende che hanno più di 50 anni di attività, di 50 anni di presenza continuativa su questo territorio. È uno degli elementi chiave perché si vogliono valorizzare quelle realtà che non sono estemporanee, ma che appunto hanno radici solide sul territorio della provincia di Varese. Questo è un elemento importante. E ci sono naturalmente anche tante curiosità, tanti elementi di interesse. Devo dire che nel tempo sta diventando veramente un punto di riferimento, questo è bello. Poi ho visto che comunque non è un servizio importante soltanto per la zona di Varese, Vabbè, ma chiaro. anche per tutta l'Italia, Ah, quindi certo, come dicevo, ci sono altre realtà, altri territori che sfruttano ci chiedono di ripetimento di diffusione della cultura d'impresa. Camera di Commercio, insieme agli storici del Centro per la Cultura d'Impresa, scusate la ripetizione, ma questo è il nome della struttura che ci assiste nell'elaborazione delle varie schede aziendali. Dicevo, insieme abbiamo coinvolto le scuole del territorio. Ci sono dei vostri coetanei, forse anche un po' più giovani di voi, ormai siete credo a livello universitario, Esatto, lavoriamo soprattutto con i ultimo ragazzi anno. delle scuole superiori, che hanno approfondito degli argomenti specifici relativi ad alcune delle aziende e poi le schede di queste classi sono state inserite in un apposito spazio del museo web, appunto quello dedicato al progetto scuola. Noi andiamo nelle scuole, raccontiamo di questa progettualità, raccontiamo della ricchezza e anche, dobbiamo dirlo, dei problemi che caratterizzano attualmente il sistema economico della provincia di Varese, qualche classe più interessata.
decide di essere coinvolta, per esempio, non so, vedo una classe del liceo scientifico Sereni, sede di Laveno, che ha sviluppato un progetto sulla ceramica, che è l'elemento tipico della produzione industriale lavenese, oppure Isis Newton di Varese. Ricordo che questi ragazzi hanno fatto una ricerca sulle macchine del tessile, che caratterizza anche il loro percorso di studi all'interno di alcune aziende appunto della provincia di Varese, e così via. I ragazzi di Tralate che hanno sviluppato il tema del MAP, il Museo di Arte Plastica, nato su iniziativa dell'imprenditoria plastica, che è tipica di quel territorio, in particolare di tutto il Tradatese, e via via, insomma, si stanno implementando anche spazi dedicati ai ragazzi e agli studenti delle scuole superiori. E questa iniziativa sociale che appunto coinvolge le scuole è una cosa che appunto appartiene allo sportello stage o una cosa a parte? Dove appunto i ragazzi interessati si rivolgono. Rientrano naturalmente nell'ambito delle forme di collaborazione tra il mondo economico in senso lato e il mondo della scuola. Ovviamente noi abbiamo coinvolto anche l'ex provveditorato, adesso si chiama Ufficio Scolastico Territoriale, ma noi lo conosciamo ancora come provveditorato. Si cerca insomma di interagire al meglio, perché l'obiettivo è quello di diffondere e di conservare la cultura imprenditoriale, che è un elemento di vantaggio competitivo per il territorio di Varese. Esatto. La ringraziamo di nuovo. Grazie.